lodato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli non è la luce, ma venne per prendere testimonianza della luce. Giovanni rende testimonianza della luce. Gesù da testa era luce, e la vita, la figura di Giovanni, come la figura di un penitente, di un profeta. Ci si è andata a vedere nel deserto un uomo vestito di molle vesti, quelli che vestono molle vesti abitano nei palazzi, ma lui abita nel deserto. Cinti fianchi di una corda, il suo vestito è di pelle di cammello, il suo cibo sono le locuste, le erbe selvagge, e quell'uomo che annuncia il regno di Dio. Ed è in queste condizioni che egli può parlare, può dire la verità, può annunciare la presenza di Cristo. Pietro può denunciare il male che è venuto del bene in questo mondo. Questa mattina noi vogliamo guardare alla figura di Giovanni, a quella figura che ci ha detto Gesù. Lo vogliamo guardare nel deserto. Vogliamo guardare l'uomo innocente e penitente, l'uomo che non fugge la sofferenza, che ama la mortificazione del corpo e dello spirito, e si prepara così ad essere l'annunciatore della verità. Vogliamo guardare lui che non coltiva il proprio corpo, ma lo rende adatto allo spirito. Lo soggioga lo spirito perché lo spirito possa essere annunciatore della verità. Chiediamo al Signore di guardare questa mattina Giovanni, di guardarlo questo grande profeta puro, perché esce dal grembo di sua madre, santificato da Gesù nel grembo prima che nascesse, ma che si dà la penitenza alla mortificazione per essere annunciatore valido della verità. Un uomo austero, questo primo figlio spirituale di Maria, e chiediamo al Signore di ritornare all'austerità cristiana che abbiamo dimenticato, alla custodia del corpo, alla mortificazione corporale che non ha valore in se stesso ma è funzionale allo spirito. Guardiamo a Giovanni e chiediamo al Signore la predicazione. Quando egli cominciò a predicare la penitenza, dopo averla praticata tanti anni, portava nel Giordano tutti i suoi ascoltatori e li faceva immergere nelle acque, li purificava col battesimo di penitenza. Queste mattine vogliamo anche noi scendere i guardi del Giordano, ascoltare la voce di Giovanni e immergersi nelle acque per purificarci dei nostri pensieri non buoni, dei nostri sentimenti non buoni, da tutto ciò che avverrà nel nostro cuore non buono. Vogliamo cioè rettificare, purificare la mente, il cuore, i sensi, perché tutto è del Signore e tutto deve servire al Signore. E allora tutti i giorni, fratelli e sorelle, ai guardi del Giordano. Dice Giovanni che ci va a terra,
col battesimo di penitenza che viene rinnovato in noi per verificare quel battesimo di acqua di Spirito Santo che abbiamo ricevuto, ma che è crescente in noi e non esercita tutto il suo uso nella nostra vita. Ribattezziamoci nel Giordano, scendiamo ai guadi del Giordano e chiediamo al Signore la purificazione. Oh Dio, dico la figura meravigliosa di Giovanni è come un brillante in cui abbiamo la tavola bella, pulita,
con la corona e le faccette splendenti e la cintura e il padiglione dove c'è il gioco delle lucine, e rendono bella questa cella davanti agli occhi del cielo e della terra. Da qualunque parte noi guardiamo questa gemma, la troviamo bella, maiale. Giovanni, nella tua vita intima, nella tua vita di relazione a Dio, Giovanni, nella relazione con te stesso, Giovanni, nella relazione con gli altri. Le tre misure, i tre parametri in cui può essere misurato l'uomo. Giovanni, che è nato più che dalla carne e dal sangue, dalla grazia di Dio, nasce da un seno sterile, da un uomo sfinito, ma nasce bello, vigoroso, dove di Dio, dove più rifugge l'intervento divino che la forza dell'uomo. Zaccaria ed Elisabetta sono anziani, incapaci di generare. Ma Dio è potente, colui che dà la vita, e dal greco sterile, morto, di Elisabetta, nasce la vita di Rosa, di Giovanni. Maria, nostra madre, era prima a visitare Giovanni, dietro l'indicazione dell'angelo, e adotta Giovanni come figlio spirituale, caricandolo attraverso Gesù che porta del grembo della grazia divina e della sua stessa spiritualità. Io amo vedere Giovanni come il primo figlio spirituale di Maria, che porta tutta la carica di Maria nostra madre, la pressa e l'umiltà. Giovanni è uno immacolato, che non si macchia, e va nell'esercito per mantenere pura la sua vita a contatto dei uomini. Come Maria nostra madre, Giovanni, umile, profondamente umile, come Maria nostra madre, pur essendo il grande profeta, pur avendo il fuoco di via che incendiava, pur essendo cosciente della sua missione unica, dice: io non sono degno di sciogliere i calzari di colui che deve venire. E quando gli domandano se sei lui il Cristo, dice: io sono soltanto la voce del Verbo. Che cos'è la voce? È soltanto una manifestazione. Che significa? Ma il Verbo, e il Verbo è la parola vera, che ha il significato. La voce prende significato perché la voce è il Verbo. Il Verbo è lui, è Gesù. Io sono soltanto la voce che annuncia il Verbo. Una voce che grida nel deserto: guardate il Verbo che si è incarnato per voi, e grida tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, guardate a lui. Io non sono degno neanche di sciogliere le braccia dei suoi passati. Io sono nulla davanti a lui. Ecco l'umiltà di Giovanni. Intravediamo l'umiltà di nostra madre. Giovanni è stato caricato
della purezza di Maria e dell'umiltà di Maria e divenne così il prototipo dell'uomo cristiano perfetto, puro, immacolato, divino. Come Maria, piacque a Dio per la sua purezza e generò per la sua umiltà, così Giovanni nella sua purezza e nella sua umiltà. Questo è colui che riflette Cristo e annuncia Cristo, prepara Cristo, porta Cristo, diventa il portatore della vita. Maria gestisce Cristo, Giovanni gestisce Cristo, e quando dice la parola è la voce di Cristo, è portatore di Cristo come Maria, è donatore di Cristo come Maria. Ecco perché amo vedere in Giovanni la figura meravigliosa del primo nato del nuovo regno, del primo figlio spirituale di Maria, che porta tutti i connotati di nostra madre. Ma Giovanni è il profeta. Giovanni, nella vita intima e puro, immacolato, umile, castiga il suo corpo, pur essendo senza peccato e intemerato, mostrandosi modello di vita per noi e per ogni cristiano, egli che non abita, come diceva Gesù, nei palazzi, non veste molti vesti come, no, come noi, non mangia cibi squisiti come noi, ma castiga il suo corpo, lo vede uccisere di tu, perché lo spirito risplenda. Giovanni si impone a noi, alla nostra attenzione, ma si impone a noi non soltanto per quello che egli è, ma per quello che egli annuncia. È la voce del Verbo, è il profeta, è l'amante della verità, è colui che ama il suo mondo. Ecco, esce dal deserto e comincia a predicare, dice la verità agli uomini, senza bere sulla lingua, la sua parola è volente, perché c'è il fuoco di Elia in lui, il fuoco dello Spirito. E quando la gente sente Giovanni, si sente travigere il cuore, si batte il petto e dice: Giovanni, cosa dobbiamo fare? Si avvicina la gente, i popolari, si avvicinano anche i soldati, che noi diciamo quasi più restii, più lontani, anche i soldati vanno da lui, e lui dà a ciascuno la ricetta per vivere bene. Non fare scioperi, contentarvi delle paghe, non chiediamo di denaro, non maltrattate la gente. A tutti dà il consiglio per vivere secondo il proprio stato, ma a tutti dice: guardate, guardate colui che deve venire, la luce viene da lui, è lui la verità, è lui che toglie il peccato del mondo, è lui che dà la salvezza. Ecco adesso davanti al palazzo di Erode. Dice una coppia che non va. Erode ha una donna che non è sua. Vive in concubinato adulto. E Giovanni non ha preso la lingua, sta là davanti al palazzo e grida: non ti recito, non ti recito, Erode, tenere quella donna. E la donna morte dentro il suo cuore la vendetta, avrà la vendetta, il male delle ore. Ma Giovanni non desiste dal dire la verità, odora la sua morte, ma egli non desiste dal dire la verità,
dal proclamare la giustizia, non ti esito. E il suo capo viene troncato proprio nel giorno del centenario di Roma, nel giorno della grazia, nel giorno della vestia, viene troncato il suo capo, ma quel capo ha ancora la bocca aperta per dire la verità. E ancora questa verità risuona nel mondo, non è lecito, non è lecito. Questa parola deve risuonare dentro il nostro cuore. Se la bocca di Giovanni si chiude, la bocca di Giovanni deve essere di nuovo aperta nei nostri cuori, dentro di noi. Dobbiamo noi, nello spirito di Elia, nello spirito di Giovanni, nella forza del mandato di Cristo, gridare la verità, avere il coraggio di dire la verità, non essere acquiescenti alla menzogna e all'ingiustizia, non essere acquiescenti al peccato. Oggi ci si gloria del peccato, oggi ci si gloria delle relazioni morali, oggi ci si ride sullo scempio della dignità dell'uomo, nulla ci fa impressione. Siamo cauterizzati, non avete più la sensibilità al bene e al vero. Per cui passiamo così indifferenti davanti al dilagare del male, di fronte alla menzogna, di fronte all'immoralità. Diciamo qualche parola, ma non facciamo niente per insorgere contro il male che si dilaga, contro la menzogna, contro l'immoralità. Non siamo capaci di liberarci, ci adattiamo al male, e questo è il nostro peccato sociale, il peccato di noi cattolici, di noi cristiani che crediamo, ma facciamo la verità, non abbiamo il coraggio di dire la verità. Chiediamo a Giovanni un po' del suo zelo per essere profeti di Dio. Non è vero che tutti siamo profeti? Non è vero che nel battesimo e nella cresima ancora abbiamo ricevuto il primogenito di Cristo? Non è vero che tutti siamo profeti in Cristo Gesù per denunciare il male e dire bene? Ormai la nostra bocca tace e la nostra vita è morta, non annuncia più il bene, non annuncia la verità. Svegliamoci, fratelli e sorelle, il fuoco di Dio scende dentro di noi, il fuoco dello Spirito ci risveglia, la verità, lo Spirito di verità scende dentro di noi e tutti noi possiamo essere bocca di verità, ma la nostra vita deve essere verità, secondo il Vangelo. Dobbiamo essere lettere di Dio, scritte agli uomini. Gli uomini devono poter leggere dentro la nostra vita la lettera di Dio, la volontà di Dio. Dobbiamo essere un Vangelo ambulante, un Vangelo che tutti possono leggere e a cui tutti possono conformare la propria vita. Chiediamo allora al Signore che queste due facce bellissime della vita intima e della vita pubblica di Giovanni ci rendano di noi. Chiediamo che questo brillante dalle molte facce possa irradiare i nostri occhi, ma possa anche incidere dentro di noi la sua luce, i suoi raggi multicolori, perché anche noi possiamo annunciare agli uomini la multiforme luce di Cristo che avvaglia gli uomini. Possiamo annunciare agli uomini che la salvezza è soltanto da Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Possiamo dire a tutti, a noi, la grande verità che è il peccato, la verità negativa, il peccato che domina la terra, e la verità positiva che è Cristo, che toglie il peccato del mondo.
con tutto il beneficio, con la sua grazia, Signore Gesù, Figlio di Dio, luce di ogni uomo che viene in questo mondo, Gesù, che tu col tuo sacrificio della croce hai redento il mondo, ma che noi siamo tuoi apostoli, tuoi missionari nel Vangelo, ma va che noi riflettiamo la tua vita dentro di noi, che la nostra vita sia la predicazione del tuo Vangelo agli uomini. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Sempre succede così, la trave non è nell'occhio del fratello, ma la trave è nei nostri occhi. Al massimo nel fratello c'è la pagliuzza, ma noi la vediamo trave. È questione di cornocchiale. Se tu prendi il cornocchiale e guardi così come si suol guardare, e allora le cose vengono ingrandite. Ma se tu prendi il cornocchiale e lo metti al rovescio e guardi dalla parte più grossa verso la parte più piccola, anche le cose grosse diventano piccolissime. Così è per noi. Noi usiamo il cornocchiale quando giustamente, secondo regola, quando guardiamo gli altri, e le cose piccole le vediamo grandi. Quando si tratta di noi, volviamo il cornocchiale e anche le cose grandi diventano piccolissime. Per questo dice Gesù: togli prima la trave che è nei tuoi occhi e poi pensa, se è il caso, pensa a togliere la pagliuzza che è nell'occhio del fratello. Ma prima di questo Gesù ci dà un progetto che dobbiamo osservare, perché è il comandamento di Dio: non giudicare, non giudicare. Il Signore ci ha dato tanti progetti. Nel Nuovo Vecchio Testamento c'è: non nominare il nome di Dio in vano, non rubare, non commettere adulterio, non uccidere. E nel Nuovo Testamento c'è scritto: non giudicare. Sono comandamenti di Dio. Per cui, come quando noi rubiamo, quando noi adulteriamo, quando noi nominiamo il nome di Dio in vano, facciamo peccato, così facciamo peccato quando giudichiamo. Perché c'è la proibizione solenne di Dio, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. E Gesù ribatte su questo, e gli apostoli ribattono su questo, perché siamo portati più che a rubare a giudicare, più che a uccidere a giudicare, più che a mentire a giudicare.
quando il giudizio è di Dio, togliamo a Dio il diritto, il posto, e diciamo: Signore, al posto tuo mi metto io. È usurpazione dei diritti di Dio. E poi chi sei tu che giudichi il fratello? Chi ti ha dato questo potere? Dio non te lo dà, e se non te lo dà Dio, nessuno te lo può dare. E poi quali elementi hai per giudicare il fratello? Poi non sei capace di giudicare, perché usi il cannocchiale male, vedi le cose storte, non solo, ma quello che è peggio tu vedi negli altri, il tuo peccato. E quando giudichi, giudichi te stesso. Quando condanni l'altro, condanni te stesso. Non potendo giudicare te stesso, non potendo condannare te stesso, al tuo posto condanni l'altro. Così se tu sei ladro, dirai che l'altro è ladro. Non perché l'altro è ladro, perché ladro sei tu. Se uno è un adultero, dirà che l'altro è un adultero, perché tu sei abituato ad adulterare e credi che l'altro sia un adultero, come te. Perché ognuno vende quello che ha. Sono Dio, putiare, vende quello che ha, noi diciamo, così è. Noi vendiamo col giudizio quello che siamo. Noi ci autoaccusiamo quando giudichiamo. Per cui, dopo tutto, non ci conviene giudicare, perché sveliamo noi stessi. Condanniamo noi stessi nel prossimo, quel peccato che noi giudichiamo nel prossimo è il peccato nostro. Ma comunque, senza andare a queste quisquilie, c'è il comandamento di Dio. Due comandamenti ci ha dato Gesù, due comandamenti. Quali sono questi due comandamenti? Amare il tuo prossimo e non giudicare il tuo prossimo. Per cui quando noi giudichiamo, leghiamo il comandamento di Dio. Per cui non si giudica, perché noi siamo abituati a trasgredire i comandamenti di Dio e non ci facciamo scrupolo. Il guai è lì, che se tu nomini il nome di Dio in mano ti fai scrupolo, se tu rubi ti fai scrupolo, è giusto, se tu fai un adulterio con una donna ti fai scrupolo, ed è giusto, ma se tu giudichi, scrupolo non te ne fai. Alla testa perché ce l'abbiamo, per giudicare, e gli occhi per vedere, e la bocca per parlare. Per cui noi legittimiamo tutto, i pensieri, i sentimenti, le parole, le opere. Siamo dei furfanti e non lo vogliamo confessare. Quando poi in una comunità, per esempio la comunità familiare, tutti ci giudichiamo, succede a baronda. Quando in una comunità ecclesiale tutti ci giudichiamo, succede la confusione baronda, perché dove c'è giudizio non c'è l'amore. E siccome Dio vuole l'amore, e la regola di stare insieme è l'amore, appena entra il giudizio in una comunità, entra la morte, entra il diavolo, la confusione, la disgregazione, perché è entrato il giudizio. Per cui bisogna mettere le guardie alla nostra casa, al nostro gruppo, alla comunità, la guardia, perché non entra il giudizio, perché appena entra il giudizio entra lo scompiglio, entra la disgregazione, entra la confusione, entra la morte. Nel resto dice Gesù: non giudicate e non sarete giudicati. E siccome noi abbiamo molto da dire a Dio, e l'unica salvezza è non condannare gli altri, non giudicare gli altri, può darsi che Dio non giudichi più noi e non ci condanni, perché dice Gesù: con la medesima misura con cui avete misurato gli altri sarà misurato a voi. Per questo sforzatevi di dare agli altri una misura abbondante, una misura proprio traboccante, in modo che il Padre vostro vi usi la stessa misura. Per cui essere manica larga nel giudizio degli altri, non condannare mai nessuno, non dire mai male di nessuno, non rilevare mai i difetti di nessuno,
abbiamo tante altre cose da dire. Se poi hai la mania di accusarti, accusa te stesso. Ci sono tanti motivi per accusare te stesso. Peccati ce n'hai non finire, perché non accusi te stesso? Perché anziché dire quello è così, quello è così, quello è così, non dici io sono così, io sono così, io sono così, io sono così? Abbiamo un poco di sale e zucchero e osserviamo i comandamenti di Dio. Noi che varchiamo la soglia del Signore, la soglia di questo Tempio, ci battiamo il petto, riceviamo la comunione e diciamo siamo a posto, ma quale a posto, quale a posto? Quale pace quando c'è guerra dentro di noi? E Dio vede, chiediamo allora al Signore di avere la saggezza, e la saggezza sta nella lingua, perché il giudizio si esprime sì con la mente, e basta anche la mente per il giudizio di mente per renderci rei davanti a Dio, ma soprattutto con la bocca che noi giudichiamo, diamo un giudizio sugli altri, quel giudizio uccide. Non sapete che con un giudizio che noi diamo sugli altri facciamo tre delitti. Innanzitutto uccidiamo noi stessi al suicidio, perché pecchiamo. Uccidiamo colui che ascolta il nostro giudizio e uccidiamo colui su cui noi facciamo il giudizio. Con una sola parola facciamo tre omicidi, tre delitti, uno su di noi, uno che su chi ascolta e uno su quel poveraccio che cade sotto le nostre labbra, sotto le nostre zanne, sotto la nostra bava di iena, di sciacallo, perché abbiamo la bava di iene, di sciacalle sulla nostra bocca. Stiamo attenti, fratelli e sorelle, dice lo Spirito Santo, chi non pecca con la lingua costui è perfetto, è il termometro. Vuoi sapere se una persona è buona? Osserva la lingua, così fa il medico quando ti va a visitare, mostrami la lingua, a me sporca, allora vuol dire che lo stomaco è infetto. Così, mostriamo la lingua, mostrami la tua lingua e ti dirò chi sei. Chi non pecca con la lingua è uomo perfetto. Se qualcuno fa miracoli e sparli il prossimo, costui è diavolo. E nel giorno del giudizio sarà buttato all'inferno. Lo dice Gesù, nel Vangelo, diverse volte. Qui non si scherza, qui si dice la verità. E questa sera voglio proclamare la verità davanti a Dio e davanti a voi. Uomo avvisato, mezzo salvato. Amen.